Pomeriggio, cari amici, e buon pranzo per chi sta pranzando ora lunedì 22 giugno 2020. Il motivo principale di questo video, io come penso tanti altri, ringraziamo davvero di cuore per tutto quello che Undertaker ha fatto e sicuramente cercherà di continuare a fare, non più come atleta sul ring, come becchino, no? Ma come ovviamente faro per i giovani, per coloro che si approcciano alla disciplina del wrestling. Io innanzitutto devo dire, andando a controllare questa mattina ho letto la notizia del ritiro ufficiale di Undertaker dal wrestling lottato. Ma io penso che appunto andando a vedere l'età 55 anni, ma soprattutto con una marea di operazioni subite, ginocchia, anche quant'altro, è ovvio che ad un certo punto della vita una persona si pone un quesito e dice magari, come nel caso di Undertaker, ma forse ora magari sto più vicino alla mia famiglia, do sempre una mano all'unica federazione di cui ho fatto parte nella mia carriera per dare una, come ho detto prima, un possibile lancio di giovani, di nuove leve. E beh, io di Undertaker, cari amici, ho diversi ricordi, magari forse quelli dei primi anni 2000, pochi, però diciamo che da quando ho ripreso nel seguire in maniera costante o comunque in maniera continuativa la disciplina, la WWE soprattutto, posso dire che The Undertaker, primo, è stato e sarà sempre una leggenda, anche perché penso, secondo me, quando ci sarà la Hall of Famer, che non si è svolta, ricordo, nel periodo di WrestleMania, ma non lo so su questo, forse chissà, la faranno in autunno, boh. Penso che se non sarà quest'anno, l'anno prossimo entrerà di diritto assoluto, dico io, nella sala della gloria di coloro che hanno fatto la storia della federazione dei McMahon. Un Undertaker che ovviamente, almeno da quando mi ricordo, ha lottato principalmente nei panni del becchino, dell'imprenditore di pompe funebri, del ammazza avversari, colpendoli poi con la devastante Tombstone Pile Driver, o la famosa, il famoso gesto del io ti sgozzo, ovviamente in chiave incontro. Sono sicuramente un po' dispiaciuto di questa cosa, però sono convinto, come anche è poi successo a Kurt Angle, credo l'anno scorso, massimo 2 anni fa, che durante il suo ritiro ovviamente si è visto un po' smarrito, però insomma, senza dimenticare, ora tralasciando un attimo Undertaker, che Kurt Angle, oltre che eroe olimpico, l'abbiamo visto proprio non molto tempo fa ad NXT come special guest referee, come arbitro nello Steel Cage match tra Thatcher e Matt Riddle, che poi a proposito di Matt Riddle, quest'ultimo ha debuttato alla grandissima SmackDown nello scorso fine settimana andando a battere tramite qualche anche aiuto, niente poco di meno che il neocampione intercontinentale, il fenomenale AJ Styles. Ma ora torniamo a The Undertaker, dove penso sicuramente che
dopo o più tardi mi vedrò. C'ho già in mente un possibile match da guardarmi, che chissà, forse troverò anche su Dailymotion. Undertaker, che beh, io credo sicuramente tutti quanti noi appassionati siamo rimasti scioccati, basiti, proprio con la gola che gridava vendetta quando abbiamo visto a WrestleMania 30 terminare la famosa streak, la striscia di vittorie di fila di Undertaker, che io penso sicuramente al futuro imminente nessuno potrà arrivare ad Undertaker. Ce ne dovrebbe essere una coppia perfetta, ma questo è pressoché impossibile. E quindi sconfitto di Undertaker causata dalla bestia Brock Lesnar, ovviamente tutti a piangere, proprio insomma, momento veramente che quando io poi quel match l'ho visto diverse volte, non sempre in uno stesso momento, a distanza magari anche di qualche anno, e soprattutto quando lo vidi per la prima volta anch'io rabbrividì, dissi. E poi diciamo che ovviamente, cioè diciamolo chiaramente, a chi è che non piace, non è piaciuto il personaggio di Undertaker? Che poi, se vogliamo, nella sfida di WrestleMania di quest'anno contro AJ Styles, che quindi è stato e rimarrà l'ultimo match del becchino da atleta, match cinematografico, dove comunque la cosa più importante che voglio dire è uscito un po' fuori dal suo personaggio, quindi non più da becchino, ma come conosce bene anche qualcun altro, da famoso American Badass con la motocicletta, no? Grazie, veramente grazie di cuore ad Undertaker. Sicuramente un atleta e una persona come lui deve essere di esempio a tantissimi atleti per quanto riguarda la disciplina del wrestling, ma io credo anche magari potrebbe essere anche di stimolo per chi in questa fascia magari rientro anch'io, non perché faccio wrestling, ma perché diciamo con un po' tutti, cioè la fragilità fa parte di tutti. Quindi a volte diciamo che la vita ci mette davanti circostanze che magari noi ci arrendiamo. E invece magari pensare che può essere Undertaker o che può essere che non sia per forza un wrestler, ma che magari possa essere un cantante, un calciatore, che alla fine si può, fino a quando si ha la forza, magari manca, però bisogna cercarla di recuperare questa forza fisica e psicofisica. Beh, chiudendo un po' il video, facendo una giusta parentesi per quanto concerne Alex Zanardi, dove io già con qualche persona mi sono espresso. Per me Alex Zanardi, questo purtroppo è stato un colpo di grazia, tra virgolette, che ha ricevuto. Colpo di grazia ovviamente al negativo, purtroppo. Quindi secondo me o alla fine sarà, non mi piace dirlo, comunque una morte lenta, sperando meno agognata possibile, oppure sarà di futuro come Schumacher, che quindi non potrà gareggiare più, un Zanardi che già, insomma, aveva i suoi problemi, quindi senza gli arti inferiori.
Speriamo che Dio ce la mandi buona. Comunque andrà, è stato un grande atleta, sia Zanardi è veramente tornando indietro ad Undertaker. Quindi quello che ora chiudo davvero, mi dico a me in primis e dico a tutti. Una riflessione a volte fa più che bene, quindi cerchiamo sempre di fare un nostro promemoria. Non voglio dire esame di coscienza, ma facciamo in noi sempre un promemoria e affidandoci sempre alla fede, alla spiritualità. Quindi speriamo che vada bene per Zanardi. E ora come saluto vi dico di nuovo grazie sia da parte mia ma credo di tutti quelli a cui piaceva Undertaker come lottatore, però io credo che in primis come persona sia abbastanza una persona molto garbata. Quindi al caro Nicola De Lucia, che come avete sentito ieri anch'io sono un po' in fase di ripresa psicofisica, saluto tutti quanti voi e ciao caro Undertaker, però ti aspettiamo in interviste, in cose extra e sono sicuro che tu sarai una rampa di lancio per tantissimi giovani. Grazie a tutti e alla prossima, ci becchiamo quando prima, ciao!